Ciao. Radio Eco stasera incontra Max degli Offlaga Disco Pax. Serata particolare perché stanotte siamo anche in un evento di notte. Dopo concerto, fase di spuntino notturno, è passata la mezzanotte, quindi siamo in piena festa della liberazione, quindi buona liberazione. Buon 25 aprile a tutti. Festa. Direi la festa più importante dell'aprile 2011. Infatti noi piace ricordarlo come 25 aprile, non come Pasquetta. Prima domanda, appunto, è uno spettacolo organizzato dall'ANPI, parecchia gente presente al concerto. Tanta gente, sì, più di quella che mi aspettavo. Questo ti fa ben sperare per quanto riguarda la sensibilità da parte del pubblico, innanzitutto verso la vostra musica, ma anche verso l'istituzione ANPI e quindi anche... Cioè, i partigiani, purtroppo per una questione meramente anagrafica, stanno morendo tutti, quindi... speriamo che tengano botta, ma è inevitabile. La liberazione del 45, chi ha fatto resistenza almeno aveva 15-20 anni, e quindi è gente nata nel 25, nel 20, nel 15, c'è cioè gente che ovviamente per questioni, come dire, della natura tende a non esserci più, e chi è rimasto molto anziano. La cosa sorprendente per me in una serata come questa è che invece l'ANPI di Empoli sono tutti ragazzi molto giovani, e trovo fantastico che delle nuove generazioni, magari perché appartengono storicamente, familiarmente a quella storia, si iscrivono a un'associazione come l'ANPI e facciano volontariato e facciano questo, organizzino eventi belli come questo. E ti ricordo un po' penso, l'Emilia, sì, assolutamente sì, ma l'Emilia e la Toscana da un certo punto di vista hanno delle sensibilità comuni. La cosa incredibile è che un gruppo di giovani forse trova più sereno, pacifico e meno imbarazzante per tutti iscriversi all'ANPI piuttosto che a un partito politico, insomma. Questo è un segnale molto significativo, purtroppo, per la politica. Un'altra domanda, sì, sull'Emilia. Tu nei tuoi testi parli dell'Emilia degli anni 70, degli anni 80, quindi pieno reflusso. Ma anche di quella di oggi. Ecco, quando ma... Perché c'è una, come dire, il grosso delle tue composizioni è coniugato al passato piuttosto che uno sguardo sull'Emilia presente, e magari anche le differenze che via via stanno emergendo tra una vecchia generazione e invece quella nuova che si affaccia? Io sono nato negli anni 60 e ho fatto tutta la mia adolescenza negli anni 80, in un'epoca diversa da quella di adesso dal punto di vista politico e storico. E credo che nei miei testi ci siano il tentativo, in alcuni più che in altri, dipende da quale canzone, di quale canzone parliamo, c'è il tentativo di rendere entrambe le cose, cioè di rendere in qualche modo il candore e l'ingenuità della mia adolescenza socialista, chiamiamola così, non nel senso craxiano ovviamente del termine, rispetto alla mia vita adulta, quella di oggi. Io ho 44 anni, di uomo molto interessato appunto alla politica, che guarda molto quello che gli succede attorno, questo vale anche per il flag ovviamente. Ovviamente quando io parlo di quell'epoca, quando parlo di un'epoca diversa da quella di oggi, l'afflato ideologico è molto forte, ma perché allora era molto forte in una regione come l'Emilia, era preponderante. Poi alle volte l'ideologia è una scusa per raccontare d'altro, parlare d'altro, un sottofondo in cui puoi ambientare storie invece molto più personali, intimiste, dipende caso per caso. È ovvio che se parlo dell'oggi, e in molti brani, sia di Sostenuto Tascabile che di Bachelite, si parla anche del presente, questa, questa visione ideologica tende a sfumare, perché il mondo dell'oggi, dal punto di vista ideologico, è inesistente, non vorrei fare delle banalizzazioni, però insomma, diciamo che sì, in realtà non è così, cioè nel senso che ideologicamente anche questo è un mondo molto forte, solo che l'ideologia preponderante è altra roba, insomma non riguarda l'ideologia che mi interessava di più. Senti, un'altra domanda. Ti faccio questi tre passaggi. Primo, un passaggio di Robespierre viene inserito praticamente nel documento congressuale della FIGC, che è la Giovanile dei Comunisti Italiani, circa 4 anni fa. Questo non lo sapevo, lo scopro oggi. Cioè, c'è un passaggio di Robespierre usato in un documento ufficiale? Sì. Che figata. Datemi il documento, lo voglio. Gramsci, me l'appendo in cameretta. Gramsci, citazione da parte di una fiction su Mediaset, sì. E successivamente anche questo sapevo, cioè. Successivamente anche un gruppo che ultimamente insomma sta muovendo i passi nel bolognese, si chiama Stato Sociale, e in qualche modo un po' richiama quel tipo di mi dovrò informare, non conosco gli Stato Sociale, anche se il nome mi piace.
Volevo chiederti, cioè, quando è che ti sei accorto che lo flaga pensiero era arrivato, insomma, aveva cominciato a prendere una vita autonoma? Guarda, c'è stato un momento tra il 2005 e il 2006 che poi questa cosa era evidente, quando sono venuto a Scabile, ha cominciato a girare, è uscito il video Robespierre, abbiamo cominciato a fare tanti concerti, eccetera, appunto, abbiamo vinto qualche premio, si sono accesi un po' i riflettori sugli offlaga sport, del tutto inaspettatamente. Ci siamo accorti che una parte del nostro modo di porci con le parole veniva trovato diverso, e quindi c'era gente che scriveva sui blog, citava, eccetera. Questo ci siamo accorti abbastanza presto, nel senso che col web puoi fare presto a capire cosa sta succedendo, eccetera. E la dice lunga sul fatto che siamo a conoscenza che è uno sceneggiatore di Mediaset, ma non perché ce l'ha detto lui, perché è arrivato video su YouTube, eccetera, arriva la gente che te lo dice, ma l'ho visto, c'è la citazione, eccetera. Naturalmente non abbiamo preso un euro, nessuno ci ha detto nulla, semplicemente immagino che fosse uno sceneggiatore magari sottopagato e precario che ha citato una canzone che gli piaceva, quindi anzi io penso che sia anche molto carino questo virus, per cui in una roba dove non dovrebbe esserci assolutamente una cosa del genere trovi la citazione, tra l'altro precisissima, per cui è impossibile che sia un caso, insomma, sì, che sì, la citazione sì. È perfettamente letterale rispetto al testo di Fonseca. Ovviamente lì lo viene a sapere, mentre è più difficile che viene a conoscere un documento congressuale della Federazione Giovanile dei Comunisti Italiani, perché immagino che, diciamo così, abbia viaggiato in modo un po' più carbonaro, ecco. purtroppo sì. Ma invece stato sociale mi informa. Volevo chiederti una cosa, invece nel rapporto che hai con i tuoi compagni, insomma, per quanto riguarda anche la composizione dei pezzi, accade che tu dia un consiglio musicale a loro o loro diano un consiglio letterario? Un consiglio musicale ai miei compagni forse, ma non mi spettano le gambine, nel senso che insomma gli equilibri... Non so, un suono particolare, una richiesta? No, non è, ecco sì, forse in questo senso, però in generale io tendo più a dire che mi piace quello che stanno facendo, rarissimamente che non mi piace, non succede quasi mai, perché gli ambiti del gruppo sono abbastanza, i compiti sono abbastanza separati, nel senso che io scrivo i testi e quindi ovviamente i testi devono essere in qualche modo condivisi, devono piacere anche al resto del gruppo, non sarebbe possibile diversamente. In generale però il testo viene accettato o non accettato in sé, cioè l'idea del testo, eccetera. E per quanto riguarda le musiche è uguale, il meccanismo è lo stesso, io posso dire che mi piace di più una cosa che un'altra, posso dire che questa cosa funziona secondo me molto bene, però l'ambito del musicale è appunto un ambito in cui poi sono molto autonomo Enrico Daniele, l'ambito letterario, tra virgolette, sono abbastanza autonomo io. Secondo me il lavoro bellissimo degli Offlaga è quando poi mettiamo insieme le cose, cioè è lì che nasce, è lì che il gruppo dà il meglio di sé, è lì che non in sala prove io limo il testo, loro aggiustano e cerchiamo di far funzionare assolutamente in un corpus unico il... chissà se l'ho detto bene o male... però sono geometra, sono giustificato, non ho studiato latino, per far funzionare al meglio l'insieme di testo e musica, in qualche modo si influenzano vicendevolmente, abbiamo recentemente lavorato a un brano nuovo, in sala prova, è un periodo che stiamo lavorando a pezzi nuovi per il futuro terzo disco, che speriamo che speriamo prima piuttosto che poi, in cui proprio il lavoro di insieme musica e testo si è fatto proprio in sala prova, Cesello, dal mio testo iniziale è cambiato, l'ho stravolto, riscritto, cioè bellissimo così, è il momento forse più creativo in assoluto, è quello che quando mettiamo insieme le due cose. La domanda sul futuro, sì, per lanciare anche un'idea eventualmente, ma ti è mai passato così per la testa di dare un'impostazione teatrale ai tuoi testi, quindi un dialogo che avviene tra appunto due recitati o magari un recitato e un cantato? Beh, insomma, in un gruppo a tre in cui ci sono due musicisti e una voce narrante è un po' complicato, però anche perché non credo che Enrico Daniele se ne sarebbero congeniali questa dinamica, potrebbe anche essere divertente, ma non hanno neanche il microfono sul palco attualmente, quindi insomma, diciamo che appunto i compiti sono... E comunque Enrico Daniele, se avete visto, hanno 50.000 strumenti, cose, ce n'hanno da fare finché ci manca solo. Però perché no, magari in un disco, in Khmer Rossa c'erano due voci... che dialogavano assieme, anche se poi in realtà non dialogavano, dicevano le stesse cose, una in italiano e in rumeno, però insomma, perché no? Anzi, nel prossimo disco vediamo se potrà entrare qualche voce. Ma l'elaborazione del pezzo avviene a livello musicale, avviene esclusivamente in sala prove o vi è capitato anche di stravolgere il brano durante le fasi di registrazione?
registrazione, poi durante come la registrazione avviene, lavori con un, cioè, alla fine, un tecnico che magari è anche produttore, ti aiuta, si sconfrontano molte idee. Però non puoi andare in sala registrazione, noi non ce la possiamo permettere così. Sì. La sala registrazione, certo, costa certo, 300-400 euro al giorno, vai lì senza idee, perdi una giornata, hai cacciato nel cesso un sacco di soldi. Cioè, si va in studio con le idee chiare, poi dopo è ovvio, certo, che lì si affina, si trovano soluzioni, ma che lì molte soluzioni sono state trovate in studio, ma i pezzi avevano già una loro consistenza prima di entrarci. Dopodiché riscrivere un pezzo da capo non credo, ci possono essere stati degli arrangiamenti diversi, un'idea, uno strumento venuto fuori in studio che non avevamo a disposizione, che ci piaceva, suoni, cose, certamente lo studio è uno strumento molto importante, quindi perché non sfruttarlo, perché non utilizzarlo, però ci poniamo sempre l'obiettivo di poterli suonare anche dal vivo questi pezzi, quindi magari le versioni dal vivo non sono identiche a quelle del disco, però in qualche modo sono figlie del disco, no? O live, e non lo so chi, vabbè, non so se è andato prima l'uovo la gallina. Va bene, noi ringraziamo Max per questa intervista e facciamo in bocca al lupo sia per i prossimi pezzi che appunto avranno genesi e andranno in un futuro disco, sia per la data di domani a Milano. Buona liberazione. E primo maggio a Cagliari, quindi andiamo in Sardegna, dopo tanto che non ci andiamo, ormai dal 2008 che andiamo in Sardegna, primo maggio a Cagliari, una cosa, Cagliari poi di vicino, insomma, però bello. Per noi sono date importantissime e ci teniamo sempre a suonare per la liberazione il primo maggio. Curioso che non ci cambiano mai il primo maggio quello a Roma, forse. Com'è andato il tour nei centri sociali? Abbiamo fatto un tour nei centri sociali alla fine del 2009 per chiudere il tour di Bachelite. Sì. E abbiamo fatto 5 date appositamente scegliendo noi di suonare nei centri sociali. Certo. I centri sociali dopo ovviamente non ce li siamo scelti in assoluto, tranne il nostro Reggio Emilia, che è l'Aquaris AQ16. E gli altri abbiamo proposto e chi ha voluto ci ha chiamato. Abbiamo suonato oltre che in quello di Reggio Emilia, abbiamo proprio chiuso il tour, che è una cosa simbolica bella. Di solito apriamo e chiudiamo il nostro tour nella nostra città. In questo caso abbiamo proprio chiuso la nostra città. E oltre che aprirlo al Mafia nel 2008, alla fine del 2009 abbiamo chiuso il tour di Bachelite nella nostra città. Abbiamo suonato nel centro sociale di Trento, un centro sociale bellissimo, che più che un centro sociale sembra un club fighetto, tanto è tenuto lustro, sì, perfetto, aspurgico, bellissimo, teutonico. Abbiamo suonato a Rivolta di Venezia, a Marghera, un centro sociale grandissimo, enorme, molto bello. Abbiamo suonato in un centro sociale storico, straordinario, come il Forte Prestino, una serata emozionantissima, 1000 persone davanti, una serata della Madonna. E poi abbiamo suonato a Reggio Emilia e l'altro centro sociale è stato, scusate, c'è un vuoto di memoria, so che me li ricordo tutti. Al TPO di Bologna. È stato un tour bellissimo, veramente bellissimo, in posti bellissimi. Posti che alle volte vengono un po' snobbati perché il centro sociale, allora in realtà dove ci è capitato suonare il centro sociale abbiamo sempre trovato una realtà fantastica. Poi noi magari suoniamo più nei club perché apparteniamo forse a una scena più legata all'indie, eccetera. Però andare nei centri sociali è sempre una cosa che ci è piaciuta molto. Quando ci capita ci andiamo volentieri. Ok. Va bene. Bene. Grazie ancora. Buon 25 aprile e buon primo maggio. A tutti. Ciao. Ciao. Buon pasto.